Abbiamo Zenit in 10 per l'espulsione di Lauremenko. Parte Bruni Enea, rete della Juve. Sblocca il risultato la formazione bianconera quando sono passati 12 minuti e mezzo nel metà campo. Adesso Cappetta, c'è il portiere dello Zenit fuori, Cappetta lo salta, ancora Cappetta, la porta è vuota, la sua conclusione, la rete, ha segnato ancora la Juve con il numero 13 Cappetta, la mette sul secondo palo dove arriva il numero 8 Galasso, il passaggio per Keane che deposita di piatto.